Noi siamo stati e ci siamo resi disponibili sottoscrivendo un accordo regionale, il quale è stato anche pubblicato il 6 dicembre, per cui noi dal giorno dopo potevamo essere operativi e non abbiamo avuto ancora i tamponi e non sappiamo quando li avremo. Nonostante l'accordo firmato con la Regione Puglia, i medici e i pediatri di base sono ancora in attesa nei loro studi dei kit di tamponi rapidi per contribuire al contrasto della pandemia in corso. Ma non è solo questa la rabbia del dottor Gaetano Bufano, presidente bitontino dei medici di base. Si sono create delle false aspettative anche su questo ruolo dei tamponi dei medici di famiglia. Non è che noi tamponi potremo fare a tutti quel che noi vogliamo, per il semplice motivo che avremo pochissimi tamponi, cioè il medico che avrà più o meno 500 pazienti avrà 8 tamponi, il medico che avrà 1500 pazienti ne avrà 16-20, quindi stiamo parlando di una goccia in un deserto. Dire che faranno i medici tamponi come se non ci mettessimo a fare dei drive-in, dei drive-through a tutti quanti come prima diagnosi, non è così. Il numero dei tamponi rapidi in arrivo sarà esiguo quindi e il target di assistiti che i medici di base potranno prendere in carico riguarderà solo i contatti stretti asintomatici dopo 10 giorni di quarantena. Intanto è stata creata la piattaforma informatica Java per prenotare il tampone diagnostico molecolare. Un altro strumento a disposizione di medici e pediatri di base, un passo in avanti nella lotta contro il virus che mette alla prova un nuovo modello di assistenza territoriale con la telemedicina, ma che rallenta i tempi di assistenza. Cioè questo va ad agevolare il paziente, però ci dà un sovraccarico di lavoro che non è indifferente, perché poi bisogna fare i conti con questi atti burocratici amministrativi che non ci siamo presi un po' questa rogna di doverli fare, perché diciamo tutto sommato il provvedimento è una competenza più di aspetto di igiene pubblica che da un punto di vista clinico, perché dopo 20-30 giorni se il tampone risulta ancora positivo aspettano che ci sia un altro tampone molecolare da fare e passano 30-40 giorni dove il paziente è costretto a stare sempre in isolamento. Se lo facciamo noi, questi tempi morti, queste settimane, si azzerano in una maniera incredibile. Però occorre che ci mettano a condizione di dover lavorare serenamente.